Eder. Mech. Pallister. Mi è venuta in mente una cosa. Se quella ripresa dalle telecamere a Piazzale Gioberti fosse Liliana, allora vuol dire che si è fermata da qualche parte. Ma a quel punto anche il signore con lo smanicato deve essersi fermato, perché poi si rincontrerebbero sulle strisce. A proposito, che cos'è, secondo te, quella fibbia che esce dal collo di Liliana? Speriamo proprio che possa servire questa riesumazione e questi ulteriori controlli, cosa che non è mai stata fatta. La procura di Trieste non ha fatto niente per non provare che è un suicidio. Io mi sono sentito profondamente offeso dalla procura quando ha emanato quella specie di, come possiamo chiamarlo, il referto, che hanno suicidato Lilli, il che è impossibile, impensabile per me. Quando è uscita quella storia, cioè, io dico una cosa, non so se voi adesso purtroppo il Faldone è famoso, famosissimo, hanno impiegato un anno e mezzo di lavoro per farlo e per dire che lei è venuta qua a suicidarsi. È impensabile, per come è stata trovata, che lei avesse potuto suicidarsi qua, per capirci. Si è suicidata da un'altra parte, ok, qualcuno l'ha portata qua. Diciamo che i sacchi neri nei quali è stata avvolta, i sacchetti bianchi e il cordino provengono tutti da casa loro. I sacchi neri venivano usati dalla donna che fa le pulizie dell'ambiente. I sacchetti bianchi, gemelli di quelli, sono a casa loro. Il cordino è un pezzo di quel cordino che è stato trovato nel cassetto, ripreso più volte. È durissimo, sì, ma è la realtà, questa è la realtà. Io grido al mondo la realtà, non posso stare zitto. Questo sono semplicemente verità. Era sufficiente che la procura facesse le indagini che dovevano essere fatte e a quest'ora non eravamo qui a parlare, secondo me. Questo è il concetto. È chiaro che uno non può, dopo 2 anni e mezzo, prima ho sentito dire uno è un anno e lungo, vi immaginate 2 anni e 2 mesi? Sono 2 anni e 2 mesi che io non dormo, la notte mi sveglio e non mi addormento più. Avanzo dal sonno migliaia di ore in questi due anni, va bene? Sono stufo di soffrire. Io soffro in silenzio, mi lega per forza di cose tutta questa storia con gli amici, i parenti, quelli veri. E una purtroppo per noi è scomparsa, ciao Laura, ci è scomparsa purtroppo l'altro ieri, ma non si può stare zitti a sentire queste cose. Queste sono non ho idea neanche come chiamarle, meglio stare zitti, sennò mi inalbero, ma veramente. Ha sbattuto, cioè, se avete visto, io purtroppo per me ho visto le foto di Lilli. Lei è stata pestata, ma duramente è stata pestata, e la procura questa non ha voluto dircelo. È stato scritto sul Faldone che lei si sarà procurata quei segni sul viso sbattendo contro gli alberi del boschetto. Siamo a 100 metri da dove lei è stata trovata. 100 metri là. 100 metri siamo. Questo è il famoso roseto dove loro venivano a fare le foto più belle. Quando questo roseto è in fiore, è uno spettacolo della natura, per capirci. Ecco, come è stata trovata? Dopo qualche giornalista poco informato si è meravigliato anche di trovare una mia rosa dopo mesi che l'avevo depositata nel punto preciso dove lei è stata trovata. Quella rosa è stata tolta dal punto dove era prima il posto che ci avevano detto che lì è stata trovata Lilli. In realtà erano 12 metri più in là verso il burrone, il punto preciso. Io semplicemente ho tirato giù la rosa da dove era, perché lì pensavo che fosse il posto preciso, e l'ho messa dove lei realmente è stata trovata. Un giornalista che era rimasto un poco indietro con la realtà delle cose, vedendo quella rosa asciutta dopo mesi, ha detto come Meister Pin sapeva che questo era il posto giusto. Qualcuno lo aveva detto, qualche youtuber, 6-8 mesi prima, non uno o due. 8 mesi prima, mi sembra 22 febbraio, la prima volta che è uscito che Liliana è stata trovata là, nel punto preciso. Io l'avrò saputo durante l'estate,
E quando l'ho saputo sono venuto qua e ho spostato la rosa di 12 metri. Ci sono degli sciacalli che con questa storia ci remano proprio, ci nuotano dentro e raccontano quello che vogliono. La realtà è una e io vorrei che venisse fuori la vera verità. Deve venire fuori, non vorrei, dico voglio. Tiro via il condizionale. La vogliamo tutti, ma non tuttissimi. A qualcuno non conviene. È stata portata qua da qualcuno. Le incongruenze in questo fatto, in quello che è successo, intendo, sono valanghe. Ho sentito giusto, valanghe. Io dico un'altra cosa, è una cosa che ho io in testa, è un mio film di quello che può essere successo. Liliana è uscita con la sua borsetta. Non poteva dimenticarsi a casa telefonini, green pass, eccetera, documenti, soldi, cosa che noi speravamo fino al pomeriggio. Io con Salvo e Gabriella, con i quali ci siamo sentiti quel giorno, speravamo, e anche i giorni successivi soprattutto, che lei si fosse autoriparata o da qualche amica stretta o da qualche cugina, per non avere il coraggio di andare fino in fondo a raccontare la storia al marito. La sua borsetta è tornata a casa, lei ce l'aveva con sé quando è uscita. I suoi documenti e i suoi telefonini sono ritornati a casa. Io questo l'ho detto da subito e sono convinto tuttora, sono ritornati a casa. Qualcuno dovrebbe spiegarci, non voglio dire uccisa, lei può essere morta di crepacuore o di vecchiaia. Qualcuno ha portato a casa la sua borsetta e i suoi documenti, telefonini, eccetera. Dopodiché è successo anche che la polizia, entrando in casa di Sebastiano, non ha portato via quello che doveva. Io il mio telefonino l'ho messo quando il giorno successivo sono andato a fare la mia personale, non la chiamo denuncia, esposizione dei fatti successi. Io ho posato il mio telefono sulla tavola dell'ispettore che mi interrogava, se lo sono preso, lo hanno portato indifferente dove, me lo hanno reso 2 ore dopo. Io sono rimasto per meno un quarto a parlare del fatto. Voglio sparare. È una cosa che doveva essere fatta con tutti i telefoni di tutte le persone coinvolte. Non solo mia, di Sebastiano, di tutti i personaggi che sono stati nominati. Dovevano essere ritirati i telefonini. A me mi hanno ritirato il telefonino e il computer per controllarli mesi dopo, neanche ricordo, perché ormai io sormonto purtroppo per me i fatti, che quello che è successo 2 anni fa potrebbe essere successo l'altra settimana e viceversa. Di questo me ne rendo conto, comincio ad avere 85 anni fra pochi mesi, per cui posso anche perdere la cosa che tanti amici miei lo hanno fatto già da anni, posso perdere anch'io cognizione del tempo, eccetera. Ed è evidente che questo fattaccio non può che avermi peggiorato la mia situazione psicofisica, è chiaro. Però le cose chiare che ho in testa sono queste. Lei è uscita con la sua borsetta come sempre. Doveva venire a casa mia come tutti i martedì. Questo è che le hanno impedito, qualcuno l'ha raccolta per strada in macchina, lei non poteva non avvertirmi, se aveva il telefono, di un eventuale ulteriore ritardo. Lei è stata, per conto mio, bloccata, la sua borsetta è, le hanno ritirato la borsetta e questo è successo. Però io mi faccio un film molto diverso da quello che tutti credono, ma non può essere che è così. Vale ammazzare. Questa è una favola messa fuori, non so da chi, probabilmente anche dalla procura, perché inetta come è stata la procura gli andava benissimo. Adesso voglio sperare anch'io, perché siamo rabbia, rovinati. No, il fratello, la cugina, i parenti più stretti non hanno potuto vederla, gli hanno fatto vedere una cassa coperta. Cioè, non è così che si fanno i funerali a Trieste, per capirci. Cioè, il cadavere viene in qualche maniera salutato per l'ultima volta. Io tutti i funerali a cui vado, tutti, stringo la mano alla persona, è l'ultima volta che la tocco, per capirci. Lì invece gli hanno fatto vedere una cassa chiusa e basta. Perché? Perché Liliana era piena di lividi in faccia. Lei è stata pestata.
Bisogna gridarlo questo. Lei prima di morire adesso, è stata pestata a pugni e a schiaffi. Ma basta guardare le foto. Voglio sperare che siamo in attesa. Non voglio andarmene da questo mondo. Non voglio, l'ho dichiarato più volte. Io vorrei, non dico voglio perché è impossibile, c'è sempre il condizionale. Vorrei non andarmene da questo mondo fino a quando tutto questo viene scoperto e io voglio sputare in faccia il disprezzo da parte di Lili in chi l'ha conciata così e chi l'ha portata qua. Questa non è una persona sola coinvolta, ecco, di questo sono convintissimo. Perché uno da solo a portarla lì, dovrei vederlo per crederlo, dovrei vederlo per crederlo. Quando lì è stata portata qua, quel posto era un unico rovo, era un unico groviglio di cespugli. È impossibile, impensabile che lei possa essere venuta qua con sacchetti bianchi, neri, eccetera, senza farsi un segno. Speriamo che le indagini vengano svolte accuratamente, magari da altri, perché non condizionati dalla prima uscita. Ciao Eder, ti seguo su YouTube, e chissà mai se leggerai questo messaggio, io vorrei solo dare un piccolo parere sul tema di Liliana Resinovic. Tutti ne parlano, tutti in TV, psicologi e via dicendo, discutono spesso sulla situazione psicologica di Lilly, sai che ti dico? Nessuno ha provato a mettersi a studiare la psicologia dell'eventuale assassino, io, che non ho nessun studio, non sono psicologa, ma mi piace e interessa molto l'argomento. Una cosa ho fatto caso nel mio modo di vedere, in questo delitto. Com'è stata trovata Liliana? Senza fedina nuziale, senza le catenine, senza portafoglio, la borsa vuota, o comunque, all'interno cose che non sono per niente di valore. L'orologio, era un oggetto di poco valore, gli occhiali, chi se ne frega degli occhiali, difficilmente possono tornare utili a qualcuno. Poi la bottiglietta vuota, non vale nulla, e le chiavi senza alcun oggetto personale, difficili da identificarle. Allora, se passa di là un malintenzionato, anche se sbircia tra gli effetti personali del cadavere, non trova niente di interessante o che possa portargli guadagno, nemmeno le chiavi. Quindi, io la vedo che l'assassino, si curato bene, da difendere, preservare, le cose di valore, in modo che non vadano perse o rubate. E ha lasciato cose abbastanza rilevanti per le forze dell'ordine, per quando avessero trovato il corpo. Messo appunto apposta in un punto trovabile. E a questo punto, con questa perizia psicologica, ci si chiede, chi potrebbe essere l'artefice? Da non dimenticare, che poi i sacchetti neri, in questo caso, li vedo come, un senso di copertura a protezione del corpo da eventuali animali, e comunque, anche essendo un così avvolto. Per rallentarne l'odore, comunque specialmente per proteggerla. Lo la vedo così, da subito mi ha dato all'occhio proprio il modo e con che cosa fosse stata trovata. Quindi per cui, una sola persona poteva ricavarne dal ritrovamento del corpo, e abbandonandola lì così, quasi con un gesto per difenderla dai cinghiali, o malintenzionati. Avrebbe potuto fare questo, anche perché guarda caso poi, tutti i beni personali di Lilly, dove erano? A casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.